Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto con me in un video un po' più particolare che aspettavate tutti da tantissimo, ovvero il decluttering skincare. Sto registrando con la telecamera esterna e mi sono messa sulla finestra perché si vede il riflesso. Direi di iniziare subito velocissimamente perché ho veramente tantissime cose. Nel mentre mi guardo anche Gossip Girl. Allora, partiamo con il cassetto da dove è nato tutto ciò. O meglio, in realtà sarebbe quello delle maschere, che ormai appunto prima era della skincare, ora è diventato solo e unicamente di maschere, che però declattereremo dopo. Lì è iniziato veramente tutto. Ma qui diciamo che è il post dove ho proprio racchiuso i miei primi prodotti. Partiamo con lui, che raga non declattererò mai. Intanto la boccetta è di Primark. Ma adesso lo riempiamo un pochettino perché in realtà questo è un tonico ed è anche il mio preferito, questo qui di Aqua le Rose, raga, è stupendo. Io ho questa boccetta e altre due piene di quelle grandi, ma sono enormi. Ok, l'ho riempito un pochettino, non del tutto, sennò cioè non ci sta, diventa troppo pesante, quindi intanto questo lo mettiamo qua, raga, compratelo. Passiamo poi a questa zona qui. Questo, raga, è il mio siero all'acido ialuronico preferito di sempre. Se mettesse a fuoco, è di Primark. Sta per finire, non so se si vede, ma sta quasi finendo. Credo che in questi giorni lo ricomprerò. Comunque, per ora lo tengo. Stessa identica cosa anche per, se riesco a prenderlo, per questo qui all'acido salicilico è molto molto buono. Ho sempre di Primark, mi piace, lo tengo, è nuovo. Passiamo al tasto dolente, ovvero Essence. Questo è al melograno, tantissimi lo consigliano. Pore Minimizing, devo dire, mi piace, quindi lo teniamo. L'ho utilizzato un pochettino. Mentre questo, raga, a me non piace per niente, cioè tantissimi lo amano. Ed è il Face Serum al Pineapple, quindi all'ananas. Qui in realtà vedete che ce n'è meno di metà perché l'ho utilizzato per fare degli altri esperimenti, diciamo, non perché io l'abbia utilizzato così tanto. O meglio, inizialmente anche sì, vediamo dopo quanto scadeva, 12 mesi. Io l'ho comprato quest'estate, vorrei ritestarlo probabilmente, magari quest'estate lo ritestiamo un po' assieme e vediamo. Va, per ora lo tengo, ma adesso non so se fosse perfettamente quello, ma mi sembrava mi avesse fatto uscire un po' di brufoletti. Passiamo, raga, ora alle creme. Questa sappiamo già quanto io l'ami. Peccato che si sgretola un pochettino qua. Vabbè, si è anche rovinata la scritta. Ho anche rotto il tappo, ma dettagli. Questa è la Revitalift Filler di L'Oreal. Mi piace molto, quindi la teniamo. Ecco, raga, lei credo di poterla benissimo dare via. È una classica crema idratante intensiva di Nivea, ma che non uso mai. Quindi, nonostante il pack, è carino, cioè è semplice, ma mi piace. Ok, raga, ho preso anche il cavalletto così da farvi vedere. Cerco di non inquadrare il computer, appunto, perché magari c'è qualche spoiler di Gossip Girl. Comunque, questa crema, se mettesse a fuoco, no, non ci piace mettere a fuoco a noi, ok? È una semplicissima crema idratante che, non mi fa impazzire, sinceramente. La texture è molto, molto strana. È molto gelosina. Però sembra appunto abbastanza nutriente. Questa è stata tipo la mia primissima crema. Ma che vi dico a fare? Adesso non utilizzo più. Prendo quindi una velina struccante e la do via, anche perché sicuramente, cioè non so di quanto sia il PAO, ma sicuro è scaduta. Vediamo, 12 mesi. A voglia, raga, questa si butta. Passiamo, raga, a questa qui di Chen con Q10, quindi crema solare. Raga, non lo so. Cioè, sinceramente, secondo me si potrebbe anche buttare. È un PAO di 12 mesi, non lo uso mai. Sì, raga, mi sa che darò via anche questa perché, boh, non mi fa impazzire. E voglio essere esplicita, insomma, per quanto riguarda la skincare, non regalerò nulla a meno che non siano prodotti nuovi con cui lo stesso non mi trovo. Perché questi, ad esempio, che sono anche scaduti, ovvio, non li posso dare a nessuno. Poi, raga, passiamo a questa crema di Lorraine che, peccato, il tappo si è letteralmente sfracellato. Perché mi piace, questa è quella azzurrina Hydra Booster, quindi super nutriente. Scade dopo 6 mesi. Raga! Oh mio Dio! Non so bene da quanto io ce l'abbia, però tipo da quest'estate, credo. Quindi direi che
mi sento di buttarla via, magari la utilizzo ancora un pochettino, poco poco, perché io comunque questa non la metto mai su tutto il viso, ma magari in qualche punto un po' più secco. Nonostante abbia il tappo rotto, però è abbastanza nuova, peccato che scada dopo 12 mesi, sì, dopo 6 mesi, scusate, addirittura. Non so proprio come chiuderla, però. Questo è il problema, peccato. Nel mentre vado a mangiare, quindi pulisco tutto qua e ci rivediamo dopo. Ok raga, passiamo a questo qui dove c'è un SPF viso e corpo che però ormai non utilizzo più, quindi direi di declutterare. Poi raga, ho la Super Booster Daily Brightening Moisturizer di Primark della linea della vitamina C. Raga, io vi giuro, ho preso tutti i prodotti tranne il siero che non mi ispirava per niente. Questo raga è stupendo veramente. Io tutta quest'estate che cosa ho utilizzato come crema? Lei è la vita, quindi la tengo. Passiamo al cassettino dove abbiamo un po' di lip balm, poi abbiamo un prodotto sopracciglia così molto a caso. Partiamo da lui. È il Balsam Rubber di SVR. Non so bene come si pronunci. Non pensavo, raga, vi giuro, di averlo utilizzato così tanto. Però, vabbè, così classico. Direi di tenerlo perché è molto idratante. Poi abbiamo questo qui, che è di Chen, il Shiny Pearl. Che, raga, posso benissimo dare via. Ma sì. Questo non l'ho nemmeno utilizzato molto. Dà appunto un effetto un po' shiny per lato. Vi accendo anche il LED, così vedete meglio. In questo modo. Che mettevo un sacco alla piccolina, raga. Ma direi che è arrivato il suo momento. Continuiamo con la vitamina C di Primark, raga. Questo lip serum non mi è piaciuto per niente, ma intanto lo tengo. Giusto per avere un siero labbra, insomma. E anche questo appunto la vitamina C. Peccato, cioè la texture è molto molto bella, peccato raga per l'odore. E un po' l'apertura qua che è un po' smonchetta, ma raga l'odore è veramente qualcosa di nauseante. Orribile. Vado anche un po' a pulire l'applicatore perché ovviamente è trasparente il colore. È che l'avevo messo sopra a un rossettino, quindi aveva ancora il colore insomma del rossetto. Oh, ne ho messo un po' troppo forse. Vedete, qui in realtà è trasparente. Tanto lo teniamo, però mi sa che il prossimo decluttering, raga, questo se ne va proprio subito, subito. Abbiamo due mini bullet di, non si sa, sono entrambi di Lips Marker, no? Ma mi sembra in realtà di sì, comunque, perché sono letteralmente uguali. Cioè. Allora, questo qui vi dico già che lo tengo, piace. Peccato per la chiusura che qua non si chiude tanto bene, ma... super carino, però raga, questo in comune con una matita. Peccato anche qua che ci si mette veramente 30 anni a tirarlo fuori. Però è molto bello, molto nutriente. Mi piace, un po' duretto, insomma. Però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Quindi lo richiudiamo. È un po' scomodo così, ma dettagli. Non so bene a che cosa sia. Sì, qua c'è scritto. Poi voi direte, wow. Questo però le vale. Wow, la Coca-Cola. Raga, non mi piace per niente. A parte che già a me non piace la Coca-Cola, ma questo balsamo labbra ha veramente un odore nauseante. Una cosa orribile. Questo è trasparentino, insomma, la prima passata. Poi magari se ne fai un po' di più diventa leggermente più marroncino, raga. Credo che questo lo declattererò. È veramente una cosa indecente per me. Non mi piace per nulla. La cosa è che ce l'ho anche da un sacco di tempo, perché ho sempre detto, ma sì dai, lo tengo, lo tengo, lo tengo. All'ultimo decluttering ho detto, ma sì dai, lo tengo per i contenuti, ma raga, no. Quindi magari adesso vedo un po' quanto prodotto rimane, se riesco a aprirlo. Magari taglio la prima parte e poi lo regalo a qualcuno. Cioè vedete che ne rimane comunque un bel po'. Taglierò con un taglierino qui la prima parte. E visto che ce n'è ancora tantissimo e... il Pau è di 24 mesi, direi che si può benissimo fare, cioè ce n'è un botto. Taglio giusto la parte che è un po' rovinata qui sopra e lo regalo a qualcuno, insomma, che magari potrebbe apprezzare di più, tipo la Nene, che oggi la vedrò, quindi c'ho anche dei trucchi da darle. Poi insomma gli do tutto, quindi questo lo richiudiamo, poi tagliamo la parte insomma che non ci piace. E niente. In realtà anche questo posso tagliare la prima parte, che magari ho utilizzato, e poi lo do alla Nene,
Poi, se a lei non piace, lo butta via, lo da qualcun altro. Intanto io glielo passo. Passiamo al lip scrub. Questo qui, raga, di Kiko mi piace tantissimo. È super carino. Poi è così fatto a rossettino. Veramente, veramente bello. Mi piace un sacco. È pure rosa, quindi lo teniamo assolutamente. Un po' rotto qua il tappino. Infatti non fa bene lo scatto, ma dettagli. E poi, raga, abbiamo il prodotto più controverso di Essence. Lash and Brow Gel Mascara Style and Comb. Allora, se mi chiedete che cos'è questo, non saprei rispondervi. A parte il pack che è orribile con sto robo, cioè perché letteralmente potevano farlo qua tutto azzurro e non far vedere questa cosa a metà dello scurino, ma dettagli. Cioè, se mi chiedete che cos'è, c'è scritto gel per ciglia e sopracciglia. Ma raga, questo non fissa nulla. A me, cioè in realtà questo è già il secondo che ho comprato. Scusate se sentite urlare, ma la mia famiglia deve urlare per parlare. Dettagli, dovrò parlare anch'io così. Questo, dicevo, è il secondo che compro perché il primo l'avevo finito. Ne avevo preso un altro, mi era piaciuto in realtà anche molto. Ha un paio di 6 mesi, quindi già è scaduto. Già vi dico che lo butterò, ma dettagli. E in pratica, il secondo che ho comprato, che era appunto questo, le prime volte insomma che l'ho utilizzato, notavo che raga mi faceva crescere le ciglia. E ho detto, ok, non è che è tipo un siero ciglia e sopracciglia. Spoiler, dopo non ha fatto un bel niente. Cioè probabilmente è perché non lo mettevo da un po', quindi mi ha ridato un effetto carino. Ma sinceramente dopo non ho più notato questo effetto, quindi credo già che lo butterò. O comunque lo do a qualcuno e vedo se a loro piace. Però vi dico che non è assolutamente un gel sopracciglia. Cioè, quando volete un gel sopracciglia, non comprare questo. Cioè, vedo proprio i make-up delle persone. Adesso mettiamo il gel sopracciglia e metto questo. Raga, questo non le fissa, non le fissa. Quindi evitate di comprarlo, costa 2 euro, è vero, però no. Ora rimetto tutto a posto. Per ora queste sono le cose che abbiamo declatterato e queste quelle che abbiamo tenuto. Adesso passiamo a lui. Ok, partiamo con questa parte. Ovviamente il tonico lo tengo. Questa cremina è nuova, la terrò per i viaggi, quindi la teniamo. Qui abbiamo un'altra acqua micellare per i viaggi che ovviamente tengo. Qui abbiamo un po' di scorte e anche acqua micellare. Questa ad esempio è quella che utilizzo magari per pulirmi dal mascara, roba, che è classica di Garnier, mi piace tantissimo. Poi abbiamo uno struccante bifasico waterproof di Nivea che non mi fa impazzire, ma lo teniamo. E poi abbiamo appunto delle scorte di questo qui e di una crema. Qui tengo tutto, quindi rimetto tutto a posto. Passiamo qui sotto i sieri. Allora, ho tenuto questo siero solamente per fare il decluttering. È letteralmente finito. Cioè, raga, mi sono ostinata a utilizzarlo, ma è completamente finito, quindi lo buttiamo. Comunque è quello che ricompro sempre, quindi mi piace. Poi passiamo a quest'altro siero, raga, che non trovo più in commercio, ma era veramente, veramente bello. Non l'avevo mai provato, appunto. Ha un paio di 12 mesi, quindi dovrebbe essere. Questo probabilmente, cioè vedo che non esce più così, però magari qualcosina lo facciamo uscire? No, non credo uscirà niente adesso, comunque non utilizzerei primer così idratanti. Preferisco tipo questo qua di Bioma adesso che già vi dico che tengo. Quindi questo è praticamente finito, lo diamo via. Contorno occhi. Amo lui. Devi comprarlo assolutamente. Questo va, niente di che, lo tengo. Lui, raga, già cascano cose da sopra, mamma mia. Anche qua ho tenuto quello finito giusto per declutterarlo. Nel decluttering questo è finito, questo è nuovo. È lo stesso identico prodotto, anche se questo con il sole si è un po' schiarito, ma dettagli. Qui sopra sta cadendo tutto, ma non vi spoilerò niente, poi vedremo. Abbiamo questo contorno occhi, raga, di Venus, che devo vedere se ce n'è ancora un po'. Se ce n'è ancora un po', magari lo tengo per mia mamma, che ha antiborso, occhiaie, rughe. Sì, ce n'è un pochettino, quindi magari lo tengo qua in fondo da mettere appunto magari a mia mamma, perché è contro queste tre cose che vi ho elencato. Poi qui abbiamo delle salviette struccanti Venus, che ho praticamente in realtà finito, perché le uso magari quando faccio decluttering per struccare gli swatches. Poi di qua abbiamo uno secchino, un cotton fioc, insomma, che di qua ho già utilizzato per ovviamente pulire la palpebra dal mascara, quindi vabbè, questo già lo buttiamo.
Abbiamo Topexan, raga, che devo vedere se è finito o meno, perché non uscirà più. non ce posso fare. Juicy Lip Oil di Astra. Stupendo, questa è la colorazione. 03, ok. Bellissimo, raga, quell'azzurro, stupendo. E poi ho due prodottini della Hello Good Stuff di Essence. Questa linea qui, insomma. Abbiamo il gel che vi ho fatto vedere prima che l'ho scorta, che stava finendo, e questo qui per spot gel, insomma. Ok, raga, anche il Topexan è finito, quindi questo lo declutteriamo. Passiamo al reparto creme. Devo andare un po' più indietro così le vedete bene. Ve le faccio vedere molto velocemente perché le tengo già tutte. Questa qui è la vitamina C con SPF di Garnier, poi la super virale di Bioma, molto carina, Passion Fruit, raga, questa di Beauty Routine, stupenda, e poi abbiamo questa qui di Nivea, che se siete stati attenti avete notato che è la stessa qua, che in realtà questa appunto è in barattolino, mentre questa è così, ho deciso di prenderla, in realtà non mi fa impazzire, però vabbè, la mettiamo comunque alla fine qua, cioè indietro, così non la vediamo tanto. Questa in realtà sta per finire, però ce n'è ancora, quindi per ora la utilizzo. E poi ultimo riparto, lip balm, li tengo già tutti. Questo qui di Labello, che è tipo un gloss, questo alla vaniglia, che adesso sono cascati tutti i miei dettagli, i due di Sephora, quello alla ciliegia, qui rosso, e quello al cocco bianco. Poi abbiamo quello scrub, quello alla mora, quello alla ciliegia e quello alla fragola. Tra l'altro ne ho anche un altro che è con l'SPF, che però è in astuccio. Perfetto, bellissimo. Poi qua sopra abbiamo un Minions, che è di una mia amica, che dopo verrà, quindi glielo darò dopo. Joy Roller che tengo, ovviamente. Questo ventaglio che si è aperto, ma lo chiuderò per magari far asciugare i prodotti. E il gua sha che tengo. Ed ecco, questi sono, vabbè, a parte qui la salviettina struccante, tutti i prodottini che ho declutterato per ora. Adesso andiamo al bagno, dove ho altri prodottini skincare. Tra l'altro, raga, di qua ho degli altri per i capelli, quindi fatemi sapere se volete un declutter anche versione capelli. Allora, partiamo con le cose da tenere, quindi la versione grande della cancellaria di Garnier, stupenda, raga, letteralmente. Poi c'è questo qui, che in realtà io non utilizzo mai, però vabbè, dai, lo teniamo, magari ci potrebbe servire. Spoiler, non mi servirà mai. Due saponette che, raga, devo mettere da qualche altra parte, cioè, perché in senso, un sapone e che ci fanno sulle cose della skincare? Assolutamente nulla. Poi abbiamo un bagno schiuma che sempre, che cosa ci fa nelle cose della skincare? Non lo so, perché c'era tutta la linea che, tra l'altro adesso vi faccio vedere anche questo prodotto che, raga, è la vita letteralmente, e erano in tre così, quindi li ho messi tutti là, ma questi due non fanno parte della skincare, ma della self care, insomma, quella body care. Comunque il gel detergente viso e mani, questo tengo, io utilizzo in realtà solo per il viso, è buonissimo, raga, questa linea di Erbolario. Poi abbiamo, niente, è arrivato così, questo aggeggino che è andato un botto virale tipo l'anno scorso, che ho preso su Shein, raga, letteralmente 1 euro. Lo tengo giusto per, ma è inutile. Cioè, se volete fare la schiuma, ma in senso, perché dovreste sprecare del tempo quando basta un gel detergente normalissimo? Comunque carino, insomma, ma non mi ci faccio nulla. Passiamo al burro struccante, che, raga, oh mio Dio, si chiama Cherry Blossom. Raga, si chiama come la cipria di Uda, però quella c'è anche Cherry Blossom Cake. Questa è solo Cherry Blossom, vabbè. Comunque è appunto il burro struccante che ho preso da Temu e sta finendo, quindi lo tengo, ma credo che massimo 2-3 make up e questo finirà e lo declutteremo. Allora, cosa ho detto? Declattereremo, ok. Poi andiamo con un altro dei miei detergenti preferiti, io lo utilizzo in combo, buonissimo questo qua di Nivea, è già il secondo che prendo. Prendiamo, poi qui abbiamo uno scrub viso di Arcalia Bio. Scrub viso, raga, in realtà non bisognerebbe farne molti. Lo tengo perché è carino ed era anche nuovo. Però, cioè, non lo utilizzo così tanto. Però appunto è nuovo, lo voglio ben provare. Bello, mi piace. Poi, abbiamo la
La crema di... sì, la crema. È quella in combo con la crema, volevo dire. Al Passion Fruit di Beauty Routine, la spuma detergente. Questa la tengo, mi piace un casino. Sempre parlando di spuma detergente, abbiamo questa qui di Balea. Che è circa qui, insomma. Sì, è a metà, quindi anche questa la teniamo perché c'è ancora tanta. Passiamo poi a... la scoperta del periodo, ovvero il Coconut di Beauty Routine Olio in gel struccante, raga, mi piace un casino, veramente bello, teniamolo. E qui abbiamo due acqua micellari viola, stupende, o meglio, tiriamoci un attimo, stupenda, orribile, cioè raga, non mi strucca, vi giuro. Questa è quella classica che darò a qualcun altro perché io non la utilizzo sinceramente, ma mi dispiace anche buttarla perché è comunque piena, quindi la darò a qualcun altro, mentre questa la amo, raga. Questa è bifasico, è waterproof, insomma, e questa la tengo appunto all'orietto qui, viola, stupenda. Poi abbiamo, raga, questa acqua micellare di Equilibra che dura 6 mesi. Direi che bisogna assolutamente buttarla, ma mi ricordo che mi piaceva tantissimo, raga, struccava un botto. Poi, raga, abbiamo di Clinians questo gel detergente che non mi fa impazzire sinceramente, però lo tengo per fare il dermaplaning, quindi teniamolo. Si è anche rotto il tappo, infatti è un po' scomodo. Poi abbiamo la 3-in-1 di Argil, insomma, di Garnier Skin Active. Questa la tengo, la faccio qualche volta. Passiamo ora alle cose serie. Non uno, ma ben due bussolotti, raga, letteralmente, del mio tonico preferito. Questa in realtà, allora, questa è completamente piena. Questa invece è circa qui perché ho riempito il barattolino piccolo che avete visto di là. Le tengo ovviamente entrambe. Poi ho l'acqua micellare, la vitamina C di Garnier, raga, questa stupenda. Avete anche visto uno short su YouTube, se non l'avete visto andate a recuperare, la tengo. E poi abbiamo questo gel esfoliante quotidiano che mi piace molto, di Acqua alle Rose, anche se ricordatevi che non è da fare in maniera, insomma, quotidiana. Anche se qui c'è scritto, io lo faccio tipo una volta ogni 2 settimane, anche di più. Ok, raga, ho finito la skincare, ma vi direi di fare anche un po' i capelli. Ah, tengo ovviamente anche i dischetti. Allora, per quanto riguarda i capelli, abbiamo questo shampoo secco di Batiste che non mi fa impazzire, però lo tengo per ora. Poi abbiamo sempre shampoo secco. Dicevo, è questo qui, al cocco, mi piace tantissimo, di Balea, appunto. Lo teniamo. Sempre parlando su shampoo secco, abbiamo questo qui... di Garnier, che purtroppo l'ho utilizzato qualche volta, ma raga, non funziona più, cioè è ancora pieno letteralmente, cioè tantissimo, non si riesce qua ad aprire, qua non spruzza, vi giuro che ho provato a far di tutto, cioè di tutto, fa scatti, roba, ma non spruzza, quindi è arrivato il momento di buttarlo. Poi abbiamo l'Hydra Ricci di Garnier, è uno shampoo nuovo, quindi lo teniamo. Poi sempre di Garnier nuovo abbiamo la linea di Pare Forza che ho sentito parlare benissimo, quindi l'ho presa, ovviamente teniamo. Balsamo Lviv lo tengo giusto perché è nuovo, non lo utilizzo quasi mai, ma dettagli. E poi abbiamo Keratin Hit, raga, questo è la mia ossessione, è la mia droga, raga, vi giuro, io ne bevo a quintali di queste. Ovviamente sto scherzando, è un termoprotettore, spray, protezione calore, anticrespo di Palette, è stupendo, ne ho due, questo è praticamente finito, ma lo finiamo di utilizzare, questo è nuovo, ovviamente li tengo entrambi. E poi, finendo, la crema anticrespo di Actir che riprenderò, e vorrei prendere anche della stessa marca i cristalli liquidi. Questa la finisco e poi la diamo via. E poi abbiamo questo qui, Gliss, di questa marca impronunciabile, raga, vi giuro, vi prego, cioè fate qualcosa di un po' più semplice come marca. Seta luminosa, anche a Melissa Tani piace molto. Questa l'ho comprata perché ce l'aveva la nene e mi era piaciuto, quindi lo teniamo, è praticamente nuovo. Non male, diciamo, è tipo acqua, beh dai. Poi, raga, abbiamo questa maschera non vecchia di più alla papaya, che per fortuna è stata pulita un pochettino, perché tipo qua sotto, vedete, c'era un po' di ruggine, in senso, era un po' sporchetta. Adesso direi che la tengo per ora, la vorrei finire comunque,
che ne ho un sacco già in doccia. Per il resto anche tutto quello che ho in doccia. Ah no, aspettate, devo fare dei clutter anche là. No, scherzo, ragazzi, c'era una cosa di Pantene che volevo buttare perché era finito. Ho tipo un shampoo, serum. Ma niente, devono averlo già buttato. Per il resto quindi tengo tutto. Raga, questo è quello che abbiamo tenuto solo di questa parte, mentre questa è l'unica cosa che abbiamo buttato. Ups! Però non tutto starà qua, infatti queste tre cose le mettiamo da un'altra parte. Ah no, e anche questa, raga, scherzo, anche questa l'ho declatterata. Raga, anche questa l'ho declatterata, ho buttato letteralmente tutto di qua, ma dai, abbiamo declatterato un po'. In particolare questi due proprio si buttano, mentre questa camicella la darò alla nene. Ok raga, ho sistemato anche qui. So che sembra in mega disordine, ma vi assicuro che è super difficile incastrare tutte le cose lì. Non so se mi sto riprendendo. Ok, sì. Comunque io adesso vi saluto, metterò le cose che ho declatterato, che comunque ci sono, cioè si possono ancora usare, ad esempio questa qui le metterò alla nene. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.